ragazzi, sono Paul, oggi io e Lollo ci siamo divisi i compiti per andare a, quindi a parlarvi sempre della nostra nuova serie, cioè Calciomercato Non Stop. Allora, oggi parleremo di quattro squadre, le squadre di cui parlerò io sono sempre del nostro girone, sono il Rende e il Rieti. Partiamo subito con il Rende. Allora, il Rende ha acquistato due giocatori, almeno ufficiali, che sono Luca Scimia, centrocampista del Pescara, e Giacomo Figuozzi, un portiere che arriva in prestito al Crotone. E poi ci sono confermati il portiere Borsellini e l'altro portiere Palermo, poi il difensore Geminio e i due attaccanti Rossini e Vivacqua, Vivacqua che era stato anche accostato al Potenza. Le cessioni sono proprio Orlando Viteritti, terzino destro dato al Potenza Calcio, poi Petar Zivokov, terzino sinistro che è stato dato alla Casertana, e Laribi che è andato alla Casertana in questi giorni. Poi passiamo a Rieti che ha acquistato Alberto Lupoli, che è attaccante molto vicino dalla Fermana, quindi Rieti sta per andarlo ad acquistare. Poi c'è Nicolas Di Filippo, difensore che arriva dal Cassino. E poi ci sono un bel po' di cessioni, che sono Nicolò Gigli che è andato al Pisa, Sandro Costa che ha rescisso il suo contratto, così come ha fatto anche Carlos Kestre, che è un portiere, e anche Fabio Maistro, che è molto vicino alla Salernitana in Serie B. Quindi per questo video la mia parte l'ho fatta, ora passo la parola a Lollo. Eccomi, appassionati della Serie C, del mondo della Serie C, in un nuovo episodio. Paul mi ha passato la parola e io parlerò di altre due squadre, naturalmente, che sono la Casertana e Virtus Francavilla. La Casertana, che anche quest'anno sembra muoversi prima rispetto ad altre squadre sul mercato. Infatti ha già acquistato Origlia dal Frosinone, esterno di centrocampo, Caltore, centrale difensivo dall'Altamura, Zivkov, terzino sinistro del Rende, Starita, attaccante dal Bisceglie, Laribi, centrocampista del Rende, e Crespino, invece, portiere del Siracusa. E lo ricordiamo per quei due rigori parati in una singola partita, lo scorso campionato in Serie C. Per quanto riguarda le cessioni, parliamo di Nicola Mancino, che praticamente è conteso tra Picerno e Cavese. Già il Picerno ha soffiato alla Cavese pane in porta, perché la Cavese era interessata ad un suo possibile ritorno, visto che ha già giocato a Cava dei Tirreni. E Piceno l'ha soffiata alla Cavese. Vuole soffiare alla Cavese anche Nicola Mancino, ma per ora se lo contendono entrambe. Poi, sempre dalla Casertana, parliamo di Castaldo e Zito, che probabilmente lasceranno Caserta. Passiamo alla Virtus Francavilla, che ha acquistato il difensore Mazzone dal settore giovanile della Juventus, quindi molto giovane, Delvino, difensore dell'Alessandria, ed è molto vicino il portiere del Renate Matteo Cincillà. Mentre per quanto riguarda l'attaccante del Casarano è fatta, quindi Giuseppe Cianci, un nuovo giocatore della Virtus Francavilla. Mentre lasceranno con molta probabilità Francavilla due ottimi giocatori che hanno fatto benissimo in questo campionato, che sono stati Sarao, che è vicinissimo al Catanzaro, manca un accordo, e poi abbiamo Folo Ruscio, che praticamente è stato preso dal Napoli e sarà girato in prestito al Bari. Quindi andrà a giocare sempre nel nostro girone, se i gironi rimarranno invariati, contro proprio la sua ex squadra Virtus Francavilla. Passerà quindi al Bari. Quindi per questo episodio di calciomercato è tutto. Abbiamo parlato di quattro squadre ancora del nostro possibile girone. Ci becchiamo in un prossimo episodio, sempre Forza Potenza. E ciao a tutti.